Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Venauta, ventesimo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 con Jaunpur e sto attaccando Vijayanagar per renderli vassalli il prima possibile. Vediamo un po' se ci si riesce. Così che poi facendo guerra a Bamanis dovrei in qualche modo riuscire a prendere dietro i loro core. Se ci si riesce, non lo so. Vediamo. Facciamo un'altra conversione. Perfetto, a livello economico non stiamo più soffrendo, a livello di manpower siamo messi benissimo. Quindi ho buttato giù un po' di avevamo chiesto passaggio, sì. Ok, andiamo a buttare giù questa provincia e poi torniamo su. Eccoli qua, gli ultimi tre. Ciao. Siamo in guerra solo con Vijayanagar? Sì. Ok. Magari se prendiamo tipo le navi pesanti e ci andiamo a mettere qua. Poi da dentro a queste leviamo pure le galee e le mettiamo qua. E la nave da trasporto piccoletta e la mettiamo qua, così magari le nostre navi dei commerciali riescono a pattugliare più velocemente e più efficacemente. Perfetto, perfetto. Vediamo 0%, 7%, 49%. Blocco porto e tutto a posto. Quindi dovrebbe essere abbastanza veloce adesso. Vai, Cadi capitale, Cadi. Perfetto. Tu diventi nostro vassallo. Ok, quindi questo ci tira in guerra contro Bamanis, a noi ci piace, ti leva tutti i soldi, grazie. E non posso fare altro. Ok. Ok, siamo in guerra con Bamanis. Take Kor Arcot. Anche Multan è contro di noi, ci fa piacere a noi. Questa è Multan in questo momento. Quindi diamo un bel ominide e lo portiamo qua. Quella che è Gujarat, di fatto. Allora, vediamo un po' i claim di Vijayanagar. Ah, belli tanti, eh. Quindi andiamo avanti. Bamanis come sta messa? È ancora qualche uomo, eh. Devo aspettare che Gujarat finisca la guerra, a quanto pare. Muoviamoci ad andare su i vari forti. Ok. Ah, questa è un'unica provincia. Perfetto. Quindi tornate qua. Perfetto, questi sono arrivati. Ah, ci hanno subito assediato un paio di province e continuano a far danni. Ok, andiamo subito sulla capitale loro. Ok, quindi continuerei tranquillamente. Muhammad Shah. Quindi lo Shah Muhammad, lo Shah Maometto, poi Shah se non dovrebbe essere tipo re o qualcosa del genere, quello è Maharaja. Ok, assediamo Multan. Mettiamo insieme questi prima che ci fanno la festa. Guarda la Vijayanagar. Perfettissimo. Ok, prendiamolo sulla capitale. Boom, ciao. Allora, amici, facciamo pace. 9 punti diplomatici, va bene. Tutti i soldi, grazie. E ciao.
Core. A noi ci fa piacere. E andiamo pure avanti. Dobbiamo aspettare un po' di manpower. Sì, tanto. Navighiamo nel manpower. Ok, queste navi pure le possiamo mettere là. Dove cavolo sei andato? Hindustan, Gujarat, Allora, vediamo un po'. Loro c'hanno i core, quindi li diamo a loro che c'hanno i core, perché io punti amministrativi non è che ne posso spendere più di tanti. Questo non è un core loro. Questo lo è. Questo lo è. Questo non lo è. Mysore. Qua chi c'è? Madurai. Pure questo è Madurai, sì. Vijayanagar. Ok. Vijayanagar. Ok. Perfetto. Questo è tanto Vijayanagar. Dobbiamo aspettare sti bastardi, purtroppo. Ah, con loro mi sono proprio dimenticato di mettere a migliorare le relazioni. Altrimenti non li integreremo mai. Ok, dobbiamo aspettare che praticamente... Vabbè, torna indietro, va. Ce la faranno a far cadere una cosa senza forza. Dobbiamo aspettare che Gujarat faccia pace a sto punto. Perfetto. Ok, questo c'ho un transfer trade, cancel. Ah, mi sono dimenticato di dichiarare guerra a Malva in tutto ciò. Quindi prepariamoci. Take Chitor. Penso che 14 bastino. Sì. Qui ho solo 3 cannoni, qui ne ho 10. Vabbè, poi faremo lo scambio. No! Da dove sono usciti? Ma guarda te, guarda. Ah, è finita la guerra con Gujarat e hanno ritruppato un po', va bene. Andiamo a buttarli giù, tranquillamente. E riassediamoli tutti. Tranquilla e mente. Vediamo un po' se riesco a beccarli. Ok, lì e lì sono cadute tutte. Quindi facciamo pace con loro e ci pigliamo tutte e due le province e tutti i soldi che c'hai, e ce n'hai un bel po'. Perfetto, quindi adesso facciamo pure i core. A livello di unrest adesso non dovrebbe... No, lo è invece. Ok, mettiamoci qua, va? Che non c'è un forte, lì c'è, quindi lo lasciamo attivo. Naval Race versus Ming. Ci è arrivato il Call to Peace. Il rivale del nostro rivale. Ottomani Opinions of Hindustan. Con chi sono rivali questi? Ah. Va bene, allora. Sì. Andiamo a fare un'altra conversione veloce veloce. Posto. Dove stavamo? Stavamo qua. Allora, qui c'è 8.3. Ma sì, dai. Qui 0.8, va bene. Vediamo un po' se riusciamo a far cadere quest'altro forte. Perfetto. Oh, mi ha detto che li beccavo. Bastardi, dove andate? C'hanno i soldi, questi Bamanis bastardi. Andiamo a dare una mano.
Allora, questo è Guce. Ok, niente, non ne vogliono sapere di arrendersi. Sai che tocca fare un assedio a tappeto, perché sennò questi non la finiscono più. A posto. Dovremmo finirla a breve. Prestigio, perché non è che ci interessi più di tanto. Ok. Finalmente. Ha buttato giù. Allora, questa è di Vijayanagara. Questa pure. Vediamo un po'. Questa pure. Questa no, questa pure, questa no, 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 e basta. Quindi dobbiamo prendere queste province qua. Vediamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 264 punti diplomatici. E Vijayanagara non riusciamo a prenderla? Peccato, perché no? Perché non è caduto ancora. Cioè, non è caduto il forte che la protegge, diciamo così. Perfetto. Quindi vediamo un po'. Ah, vado oltre il 100%. Però possiamo a Vijayanagar non dare Vijayanagar? 91, 97. Perfetto. Ok, un po' di soldi ce l'hai? Sì, ce l'hai, ciao. Ok, quindi Vijayanagar ha da recuperare una sola provincia. E ci siamo, quindi adesso ce la lavoriamo. Farebbe un matrimonio, yes. E recuperiamo un altro po' di amicizia. Come va a livello soldi? Hanno rieletto l'Ossia. Addirittura. A livello amministrativo stiamo recuperando. Siamo, mi sa, un solo livello indietro agli altri. Insomma. Chi sarebbero gli altri? E che ha fatto? Ci ha tolto il passaggio, sto bastardo. E allora sei il prossimo sulla lista. Mi dispiace per te, ma sei un cretino. Ok, quindi andiamo a riprenderci le province. Questo cos'è? Ancora Bamanis. Ok, attacchiamo per riconquistare. Ah, abbiamo speso tutti quei punti perché effettivamente il casus belli non so bene quale fosse in quel momento. Torniamo qua prima che ci fan danni. Ammazziamoli, va. Whoops. Ok, andiamo. Ma fregatene degli assedi che stanno facendo a. Ah, ci passi solo dentro. Bravo, bravo, bravo. Buttiamoglielo giù, il soldatino. Perfetto. Guarda che cacchio di giro. Speriamo di farcela in tempo. Yeah, quindi vai lì e vai lì. Ok, tutti sulla capitale e andiamo a divertirci. Perfetto, potremmo salire ancora, eh? L'ultima, che ci dà pure recovery morale, speed e disciplina. Sì, dai, poi recupereremo dopo. Quindi abbiamo preso tutte le idee. Infantry cost meno 10 e global 3 power più 10, grande. Allora, con questa flotta, 5 navi pesanti, riusciamo ad abbattergli sta cosa?
Ah no, ci frega, dai. Allora, questo è un core. Ok, questo è caduto. Andiamo a dare una mano all'amico. Questo è un core loro di Vijayanagar. Sì. Sì. C'hanno solo un claim, vabbè. Ok. Ok. Questo è un coro loro. Questo no. Questo? Questo sì. Ok. Andiamo a dargli una mano. Ok, rivale del rivale l'abbiamo fatto. Nava Resi vs Ming. 43 navi. Noi ne abbiamo 34. Vabbè. Creiamo un po' di... Facciamo un template apposta. Facciamo 9 e 1. Questo pareva a te. Ok. Qui magari se avessimo bloccato il porto sarebbe stato un pelino più veloce. Perfetto, questo è un coro loro? Sì. È già occupato da loro, quindi facciamo pace con l'amico. E ci costa comunque i punti. Ma vaffan brodo. Perché quelli sono claim. Vabbè, pigliamoci solo una cosa noi. E per il resto basta così. Lo lasciamo in vita. Due reparation. E ciao. Questo adesso è il nostro, ci facciamo un bel core, 100%, e che ci frega. Andiamo avanti. Ok. Ah, ci ho fatto caso, non mi sono preso niente di fronte lì. Ma qui ci abbiamo i claim noi anche su Ceylon, sì. Gujarat. Orissa ci avrà. C'è ancora i core lì, quindi non va bene. Però possiamo piegarla al nostro volere. Würzburg. Oh, guardate qui che stanno combinando. Regione di Stato questa cattolico. Che è successo? Ma non mi dica che si è convertita l'Austria. Qual è la regione di Stato? Riformati. Aspettate, fermi. No, sono cattolici. Cattolici, cattolici, ok. Riformata è la provincia dove per puro caso sono cascato. Andiamo. Ciao. Veloci. 50 punti amministrativi. Sì, li voglio. Comunque un po' di soldi da parte. Probabilmente sarebbe il caso di cominciare a spenderli. Perfetto. Dai, casca. Perfettissimo. Ci dai la tua provincia e tutti i soldi. 144, grazie. Perfetto, risolviamo pure quest'altro problema. E ci siamo. Questi chi sono? Garantiti da Gujarat. Gujarat proprio che lo vuoi prendere, eh? Allora, Gujarat io direi che adesso gli dobbiamo togliere tutte le coste quantomeno. Andiamo pure a metterci in posizione. Alleati di Kashmir un'altra volta. E Tabaristan. Genpaiti.
Ma sì, dai. Ah, adesso sono 46 le loro navi, porca trota. Proteggi a Bengal. Le nostre quante sono? 44. E c'ho 10 navi da trasporto. La decima dove sta? Sta arrivando. Ok. Facciamo 5 galee, va? 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Difensore della fede, no? Gujarat, ciao. Tabaristan, no, dove stai? Dove sei, Tabaristan? Tabaristan. Incredibile, amici. Livello 13. È in guerra con la Circassia. Ok. Stanno anche menando. Loro no. Gujarat. Allora, loro sono alleati di Bukhara, Yarkand e Gujarat. Abbiamo claim anche lì, in verità. Potremmo risolvere questo. Ah no, aspettate, ecco, non ricordo. Quindi take, tatta. Quindi facciamo questa prima guerra così. Vediamo un po' i numeri. Ok. Vabbè, andiamo. Andiamo. Gujarat quanti uomini ha? 12, 2, 7, 21 ce n'ha. Questi 12 da soli sono un po' pericolosetti. Allora, eccoli là, 21, eh? Attenzione, vediamo dove vanno. Kashmir. Perfetto, ho preso pure questa. Mettiamoci qua con i nostri amici di Vijayanagar. C'è solo 8 truppe con tutta qua roba che ti ho dato. Vabbè. Ok, buttiamogli giù sui due uomini, va. Perfetto, ciao. Ok, mettiamoci giù pure quest'altro. Sai che dobbiamo fare una visita a Gujarat. Ok, siamo riusciti a finire la missione. E te pareva.
63, lui 35, lui casca, a noi no. Andiamo a beccarli, va. Magari andare alla Marware sarebbe stato meglio, però vabbè, ormai ci siamo committati. Andiamo ad assediare quello. Una conversione fatta. Ovviamente finita questa guerra, forse è il caso di spendere qualche soldino, eh. Tutti perdono influenza qui. Facciamo gli cadere un attimo questa. Perfetto. Perfetto. Buttiamo giù l'ultimo baluardo qui. Allora, vediamo con loro se riusciamo a far pace. War Reparation. Soldi. E... Yarkand, Bukhara, Gujarat. Ciao. Scelta barre, stanno ancora a rompere balle. Vediamo se riusciamo a prenderci almeno le coste. No. Però così già potrebbe andare. Soldi? 403, non me li dai. 243, sì. Ok, ciao. Perfetto, mi ha fatto uno spezzatino pure con loro. Allora, tatta, saliamo. Perfettissimo. Saliamo. Saliamo, saliamo. Ok, prossima missione. Riduci level extension, sì. Quindi io direi che adesso ce ne siamo un po' calmi, calmi. Ok, quindi ci facciamo questa missioncina, magari con un po' di velocità alta, così va via presto. Punti amministrativi, punti diplomatici. Io direi più i punti diplomatici. Come siamo messi qua? Chi è che per... Ah, no, guadagna in realtà, chi è che la perde? I mercanti. E la guadagnano gli Amir. O il contrario. Vabbè. Vediamo se loro... Ok, riesco. Almeno abbasso un po' le spese. Perfetto. Di un core è andato. Esci di lì, grazie. Esci di lì, grazie.
Abbiamo finito di migliorare le relazioni con loro, di già. E non siamo arrivati manco al 160. Matrimonio ce l'abbiamo già. Vabbè, dovremmo migliorare un po' di cose. Tra 2 anni possiamo già integrarli, in realtà. Tra 1 anno. Prendere pietà o perdere pietà? Vediamo un pochino. Ok, boom, altro livello. Ok, 31 marzo 1615. Loro hanno solo un altro corpo in verità, quindi potrebbero essere pure tranquillamente annettibili. Che fa la Francia? La prima circumnavigazione, bravi. Ok, aumenta un po' di local autonomy, fa nulla. Quando è che sarebbero integrabili? 20 settembre. Gli dobbiamo fare un regalo praticamente. Ducati, ok, ci siamo, finito, missione andata, perfetto. Chi è che si incazza ancora? Bills, dov'è Bills secondo voi? Bill B si scrive così? No, con l'H. Bills, eccola qua. Ok, vediamo se un po' si può abbassare la local autonomy a qualcuno. Meno 12 in resta. Cucci. Sarebbe interessante capire solo a Cucci e Panipat. Gli altri non posso fino al 1632. Ok, va bene. Qui potremmo, è un po' rischioso in verità, quindi tocca aspettare. Remove Pegu from the map. Dov'è Pegu? Ma ci interessa? Che cosa mi dai? Che cosa mi dai? Prestigio, non male. Vabbè, io... è fuori obiettivo, sinceramente. A balla sta cosa, vabbè. La prendiamo, tanto per fare la missione, e praticamente adesso possiamo a settembre mettere a integrare questi. E poi, insomma, ci siamo quasi, dai, abbiamo preso il 70%, abbiamo altri 200 anni per finire. Chissà se arriveranno gli occidentali, non li vedo, eh. Qui non ci sono. Vediamo se sono arrivati sulle coste africane, nemmeno qui ci sono. Eccoli qua i francesi, però fino a qua. Questo è il Portogallo, quindi il Portogallo c'è. Va bene, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione, noi ci vediamo nei prossimi episodi.